Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Raga, non posso parlare troppo forte perché è tardi. Siamo in salotto e oggi andiamo a fare un unboxing di quelli pesanti. Abbiamo uno scatolone da ben 10 kg, ragazzi. 10 fottutissimi kg. Aspetta un attimo. Vai che si gode. E ok. Qua abbiamo veramente tanta roba. Eccoci qua. Allora, incominciamo con un gioco omaggio. Che bello. Che bello avere un gioco omaggio. Grande. Eccolo qua, gioco omaggio. Niente di che, ma quando sono cose omaggio sono sempre gradite. E qua raga, come potete vedere, cominciamo a bomba. Cerchiamo di non fare troppo rumore. Eccoci qua, calma raga. Porca miseria. Eccoci. Ti diamo un attimo che non voglio. Aspetta, qua abbiamo l'indirizzo di chi mi ha spedito la cosa. Ecco che non voglio. Togliamo via. Benissimo. Qua poi chiudiamo intanto. E raga, io già ho due PlayStation 2, diciamo, normali, le versioni FAT o FET, lascio sempre la scelta. E qua avevo bisogno di una Slim per la collezione, l'ho detto a questo punto faccio due piccioni con una fava, mi piglio la Slim e in versione Silver che non ce l'ho, così il godimento è doppio. Allora, ecco l'unica cosa che mi ha detto ormai il mio amico, perché come si dice sul market di Facebook, ci sentiamo spesso perché così prendo giochi e altre robe. Non c'è il controller argentato che mi però metto che me lo procura il prima possibile, così recupero anche un po' di giochi che mi mancano, tra cui Felony e come si chiama? Them Hospital. Intanto comunque mi ha dato questo controller qua, che è bello, mi mancava, ce l'ho in rosso, però mi mancava il verde, così, quindi me lo godo comunque. Qua abbiamo i cavi, ma sono pieno. La scatola, ovviamente, perché da scatola ormai non si fa più niente. Qua abbiamo la Silver, che io ve lo giuro, ragazzi, non l'ho mai vista. Eccoci qua. L'adattatore. Ok. E vediamola. Madonna, ma quanto piccolina è. No, vabbè, ragazzi, aspetta un attimo. Eccoci qua. Spero di riuscire. Scusate un attimo. Eccola qua. Sono sincero, la Silver è veramente bella, non l'avevo mai vista. Scusate un attimo. Eccoci qua. Quindi ecco la PlayStation 2 versione Slim e Silver. Me la godo, me la godo, me la godo. Ok, qua la cosa, bella, molto bella, tenuta anche bene. Ok, che è un po' di strisci roba, ma d'altronde sono insomma console non proprio di primo pelo, quindi è normale, non possono essere perfette da un punto di vista estetico, ma devo dire che è molto molto buona. Bella bella, una Play 2 che me la godo a cannone. Mi ripeto, manca il controllo, qua ce l'abbiamo anche, allora, aspetta un attimo. Scatolotto. E c'è anche il manuale di istruzioni, quindi molto molto bene. Così c'è anche una Play 2 di ricambio, perché io continuo a giocare con la prima versione, però visto che comunque queste console, insomma, sono console vecchie, usate tanto, avere un ricambio ogni tanto e usare l'altra mi fa comodo. E poi diciamo, mi mancava la Slim, visto che comunque la Play rimarrà per sempre la console mia preferita, quindi è normale che più versioni riesco a ottenere, meglio è. E questa è la scatola in condizioni veramente perfette. Godo. E adesso, raga, il pezzo forte. La scatola l'ho presa da parte, ma non è la scatola, diciamo,
iperufficiale perché è introvabile e la console con la scatola costa cifre improponibili secondo me. Allora andiamo. Ragazzi, questo è il mattone dei mattoni, quindi forse avete già capito cos'è. Mamma mia. Questa che purtroppo, scusate un attimo. Fatemi un secondo, raga. Se vediamo qua se c'è qualcosa. Ecco lì, vabbè. Giustamente. Qua abbiamo joystick, perfetto, anche devo dire, e cavetteria varie. Eccoci qua, tutto regolare, ottimo. Adesso metto un attimo dentro e mostriamo la belva. Ripeto, io me l'avevo presa il day one, cos'era, mi sembra l'8 o il 9 marzo del 2007, che tra parentesi avevamo vinto la Champions, quindi speriamo sia di buon auspicio, perché ragazzi io sono già in clima derby, fiori, io ve lo dico, ho un'ansia devastante. Mettiamo qua la play, eccoci qua, buono. E adesso scartiamo il bestione atroce. Allora. Ci sono, raga, scusate, ma sono 7 kg di bestia. Eccoci qua, raga, la prima PlayStation 3, la versione FAT, eccola qua, quella retrocompatibile che cercavo, che è difficile da trovare, raga, cioè non è semplice. L'ho trovata a un prezzo proprio buono, un bel prezzo, tanta roba, raga, aspetta che pesa come un macigno, mamma mia, eccola qua, ragazzi, quindi questa è retrocompatibile con i giochi Play 1 e Play 2. È chiaro che insomma, non, cioè, devo avere un po' di, come si dice, usarla con delicatezza, perché non posso fare sessioni troppo lunghe, perché comunque è una console, insomma, che ha la sua età, e tenuta benissimo, me l'ha anche confermato chi me l'ha venduta, e c'è il discorso che sì, c'era quell'errore famoso della Play 3 sul riscaldamento, cos'era, yellow qualcosa, se non ricordo, e sinceramente non voglio rischiare, quindi cercherò di usarla il giusto, ecco, le sessioni di massimo un'ora e mezza, dai, facciamo così, ma poi vediamo. Comunque, però ragazzi, per me è la più bella Play 3 come estetica, stupenda, sono pentito di averla venduta, ma probabilmente si sarebbe distrutta perché l'avevo bruciata quella Play 3. E niente, raga, quindi ho portato, come si dice, la collezione aumenta di due pezzi molto importanti. E questa è la scatola, che però è la scatola della versione 40 giga, mentre quella retrocompatibile è la prima versione da 60. Se riuscirò a trovare la scatola, ovviamente ufficiale, la prendo, però ho visto una scatola singola, cioè vuota, a 160 euro, 130, cioè anche no, ragazzi, cioè ho capito il collezionismo, ho capito tutto, ma neanche essere rincoglioniti, però ecco, quindi spendo il giusto. Però è perfetta, è uguale, cambia solo che sono 60 giga, la mia invece, quella della scatola, la 40 giga, no, retrocompatibile. E niente, ragazzi, l'abbiamo fatta, ho fatto questo unboxing arroganti. Un saluto al comendone veneziano, adesso ho trovato una Dreamcast, ma a 260 euro, quindi vorrei, come si dice, cercare di trovarla a un prezzo un po' più abbordabile, se possibile. E niente, diciamo che la Dreamcast sicuramente è una delle console che è la console che voglio in assoluto.
Poi penso che prenderò in versione invece mini sia il Nintendo, il Super Nintendo, il primo Nintendo, il NES e il Master System. Quelli sinceramente preferisco prendere la versione diciamo mini con i giochi già installati, perché comunque ho visto i giochi, il parco giochi, non mi entusiasma, perché forse comunque per la mia generazione, cioè nel senso io ho cominciato comunque col Super Nintendo, li vedo un po' troppo vecchi, quindi mi va benissimo prendere anche le versioni da collezione mini, che non sono ovviamente meravigliose e iconiche come quelle diciamo normali, però a me va bene così, quindi dopo faccio una scelta anche di spazi, di costi, tutto, quindi prenderò quelle quando, però ripeto, non sono cose di prima, cioè, che nel senso non hanno priorità su sicuramente il Dreamcast che deve arrivare, però 160 euro mi sembrano ancora un po' altini, se riesco a trovare una cifra un po' più bassa, insomma, sarebbe meglio, ecco. Quindi raga, un saluto al Comune Veneziano, vado perché è tardissimo e i vicini mi staranno spaccando il culo. E niente, un saluto al Comune Veneziano, e grandi acquisti e godo. Ciao!